Buonasera a voi tutti che ci seguite. Oggi 26 febbraio 2021 in collegamento con Ilaria Falconi, che ringraziamo di essere qui con noi su Liberi TV. Già la conoscete, ormai è un'amica di Liberi TV. Ilaria Falconi, tecnologo di ricerca terzo livello CREA, che ci ha reso edotti di tante cose che avvengono soprattutto a Roma e anche nella parte, appunto, nel quartiere, diciamo, del Marino di Roma, che è Ostia. Ma oggi ci dedichiamo, ovviamente sempre parliamo di ambiente, di ecologia e parliamo del regolamento del verde a Roma. Parliamo quindi anche di alberi. Roma è una grande città, si contano più o meno 300.000 alberi nei parchi e nelle ville e 150.000 nelle strade. Queste sono informazioni che ho fatto un po' una media, prese un pochino qua e là, perché poi ci sono tutte delle opinioni su questo, ma insomma. Ci sono molte, molte piante e c'è un regolamento che dovrebbe sovrintendere a questo e anche ad altro, alla manutenzione, anche alla, diciamo, anche alla cura, perché poi gli alberi sono un elemento anche limitrofo a quella che è l'urbanistica, a quello che è il traffico, tutta una serie di cose che riguardano la vivibilità della città. Questo regolamento del verde è un parto lunghissimo che parte, diciamo, da gestazione dal 2008, addirittura con la giunta Alemanno, pare che stia arrivando a conclusione, però insomma ci sono alcune cose di cui vorremmo parlare questo tema con Ilaria, a cui do subito la parola ringraziandola ancora di essere qui con noi. Grazie a te per l'invito. Gli strumenti fondamentali, appunto, come dicevi tu, in grado di tutelare il nostro grandissimo, di valorizzare, ma anche di migliorare il nostro patrimonio arboreo e paesaggistico urbano, sono appunto i regolamenti comunali del verde e i piani del verde. L'assenza di tali regolamenti fa sì che la gestione del verde rimane caotica, in quanto è affidata solamente al buon senso. La manutenzione del patrimonio vegetale ha bisogno infatti di criteri tecnici, di disposizioni chiare, trasparenti, puntuali. In questi anni purtroppo troppi sono stati gli alberi podati male, le capitozzature e soprattutto sono state fatte le piantumazioni anche effettuate fuori stagione, quando non era proprio il momento più idoneo per piantare delle specie, specialmente se consideriamo, visto che prima hai detto che mi occupo anche della parte, diciamo, marina, quindi di Ostia, del litorale romano, considerando diciamo, alla salsedine, al problema anche del forte, diciamo, del forte, delle raffiche di vento forti che sono presenti ad Ostia, il periodo, diciamo, autunnale inoltrato o invernale certamente non è quello più idoneo per piantumare, piantare delle nuove piantine, specialmente sulla parte del lungomare, come ad esempio sul lungomare Ponente. Va bene, continuiamo sul regolamento del verde. In questi anni va detto che per Roma sono stati stanziati vari finanziamenti per diciamo, migliorare, per rafforzare sia il servizio giardino, ma anche dei finanziamenti per la manutenzione del verticale. Purtroppo però il regolamento del verde, che serve proprio a fornire delle disposizioni chiave, dei criteri tecnici e delle informazioni anche su come queste podature o questi interventi, questa manutenzione deve essere effettuata sul nostro patrimonio arboreo, purtroppo è stato dimenticato dall'amministrazione. Io ho partecipato con molto piacere al Forum Ambiente, a vari tavoli, tra cui appunto quello del regolamento del verde, con l'ex assessore del Comune di Roma, Pinuccia Montanari, che aveva istituito con un tavolo collegiale con tantissime associazioni provenienti sia, diciamo, più legate al municipio, ma anche, diciamo, a livello nazionale e alcune anche riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, per lavorare ai temi dei rifiuti, al tema del verde, al tema del benessere animale, al tema anche della mitigazione e adattamento al cambiamento climatico per la nostra città. E quindi abbiamo lavorato con piacere a due regolamenti, in realtà, nel tavolo dedicato al verde: il regolamento degli orti urbani e il regolamento del verde. Va detto che il regolamento del verde e del paesaggio urbano di Roma
Nonostante l'approvazione in giunta comunale con la decisione numero 2 del 16 gennaio 2019, non è mai divenuto effettivo fino ad oggi, in quanto non è stato approvato in assemblea capitolina. Tale regolamento, come dicevo prima, è stato un frutto di un intenso lavoro partecipato e condiviso con varie associazioni, organizzazioni professionali, addetti anche ai lavori. È composto da 67 articoli suddivisi in 5 capitoli, appunto per definire principi, criteri, norme per la cura, lo sviluppo e la manutenzione del nostro patrimonio verde, sia pubblico che privato della città. Ad oggi al regolamento del verde sono state aggiunte più o meno 400 modifiche, sono state appunto, come dicevi tu, effettuate vari emendamenti. Si evidenzia che il testo, seppur diciamo nel concetto è condivisibile, presenta ancora delle regole a tutela dei valori paesaggistici, ad esempio sull'obbligo di sostituire gli alberi rimossi, delle misure poco incisive in grado appunto di regolare la tutela dei valori paesaggistici e anche di obbligare alla sostituzione degli alberi che sono rimossi. Chi vocifera su questo regolamento del verde che verrà approvato prima della fine del mandato dell'attuale amministrazione? Lo speriamo, perché sono tantissimi anni che stiamo aspettando questo regolamento per il nostro patrimonio vegetale, anche perché con il Ministro dell'Ambiente, con l'ex Ministro dell'Ambiente, il Ministro Costa, con la legge clima, e quindi con il decreto clima si erano stanziati vari soldi anche per le città per incrementare la forestazione. Inoltre l'attuale amministrazione ogni anno, quando è la giornata dell'albero, ma non solo devo dire, punta sempre alla riforestazione urbana, agli alberi per la città, al futuro della città con gli alberi, però se poi dopo non si fa una manutenzione, una gestione ed una corretta comunque sia anche gestione dell'albero per tutta la sua vita, diventa soltanto purtroppo uno spot elettorale o il fatto sempre che l'ambiente viene visto sempre come una mera finalità per lanciare un segno politico o un segno di avvicinamento di alcune organizzazioni o di alcuni interessi, e poi nel fatto purtroppo non viene mai evidenziato nella maniera giusta e non viene veramente tutelato l'ambiente, perché mettere una piantina giovanissima a piantarla alla festa dell'albero che è a novembre e poi non occuparsi, soprattutto nel periodo estivo, di dargli dell'acqua, di non fare una manutenzione, di fare un censimento e di vedere durante l'anno se le varie potature effettuate, perché anche le stesse potature e interventi di manutenzione non idonei sono le cause di lesione e di malattie stesse dell'albero e di attacco di parassiti, quindi anche queste sono una principale causa. Se non si fa un'analisi anche con i sottoservizi, quando ovviamente si occupano, quando ad esempio i pini, le radici a fittoni dei pini o anche di altri alberi, quando si fanno degli interventi per la rete idraulica, elettrica o idrica, si dovrebbe stare attenti a come tagliare le radici, perché soprattutto per le piante che hanno comunque una bella copertura fogliare e quindi comunque sia una densa struttura di foglie e dei rami, privarle delle loro radici fa sì che l'instabilità dell'albero comunque sia man mano sopraggiungerà. Ilaria, che tu sappia, tanto per fare un attimo un passo indietro per dare un'informazione, allora intanto dobbiamo dire che l'assessore Pinuccia Montanari, all'assessore Pinuccia Montanari si è avvicendata un altro assessore, Laura Fiorini, che riguarda per il verde, le politiche del verde a Roma, in tempi abbastanza recenti. Ma che tu sappia, intanto un censimento di questi degli alberi a Roma c'è stato? Allora, con l'assessore attuale sono stati stanziati molti soldi sia per rafforzare il servizio giardini, che comunque anche gli addetti al servizio giardini purtroppo non contavano di molte unità di personale. Ah, siano meno di 200, adesso non so Esatto, perché un po' poco ricambio generazionale che c'è stato e quindi un'età molto... molto elevata, che impediva ovviamente la corretta potatura o comunque c'era la possibilità di farle. Insomma, ci vuole il fisico, questo dobbiamo dire.
Sì, e ci vuole anche una bella unità perché consideriamo che noi abbiamo anche delle ville storiche molto importanti, quindi non si tratta solamente delle alberature sul viale, ma anche la gestione di Villa Pamphilj, Villa Ada o Villa Borghese. Se pensiamo all'estensione di queste ville, si capisce bene che serve, diciamo, un numero cospicuo di addetti al servizio Sì. giardini. E sono comunque finanziati anche dei soldi un po' pervenuti anche, diciamo, dai fondi dell'Unione Europea per appunto la gestione e la manutenzione del verde verticale. E, detto questo, diciamo, sì, è stato effettuato un censimento anche con l'allora assessora Pinuccia Montanari, addirittura aveva affidato un bando per costituire un'app in grado di monitorare e censire e far sì che l'addetto del servizio giardini, anziché utilizzare il solito cartaceo e quindi segnare sulla carta quali erano, diciamo, le problematiche o comunque sia qual era lo stato della pianta, lo poteva fare direttamente tramite uno smartphone e quindi anche per far sì che le informazioni venivano digitalizzate ed erano accessibili a tutti, perché anche una cosa importante di questo regolamento è far sì che permette un accesso, anche se andrebbe molto più incentivato e rafforzato questo concetto che ancora secondo me un po' manchevole, l'accesso delle informazioni alla cittadinanza, perché molte volte i cittadini no, non sono, diciamo, avvertiti o non sono a conoscenza, non si mette nemmeno un cartello delle potature che vengono fatte sul viale sotto casa, ad esempio, o comunque un cittadino per avere informazioni sul perché quell'albero è stato rimosso, molte volte si deve muovere con associazioni, comitati di quartiere o organizzazioni per non accesso agli atti. Perché la documentazione non è così facilmente reperibile, invece l'informazione dovrebbe essere fruibile, accessibile a tutti, anche per garantire una maggiore trasparenza dei processi che si attuano, visto che poi il patrimonio arboreo è un patrimonio di tutti, è un bene di tutti noi, della collettività, quindi sarebbe auspicabile una maggiore trasparenza e Senz'altro, accessibilità no? da parte dei È anche da cittadini. dire che la situazione è abbastanza pesante, anche perché alcuni di questi alberi che sono parecchio datati sono stati piantati in un momento in cui la città aveva uno sviluppo diverso, l'intensità, la densità del traffico soprattutto era molto diversa e spesso sono risultati incompatibili. Per esempio, uno dei tanti problemi è quello delle foglie che cadono e anche delle radici che sono pericolose. Certo, allora per quanto riguarda le foglie che cadono, la pulizia delle caditoie andrebbe fatta ed effettuata, come ben si sa, quando cadono più o meno le foglie, quindi andrebbe fatta in estate, non come al solito quando c'è la prima pioggia, l'emergenza dell'avvicinarsi dell'autunno o ad autunno inoltrato, ma prevedere ovviamente a tempo debito una manutenzione, una pulizia delle caditoie stradali effettuate nel periodo estivo o diciamo a settembre, in modo che per quando si avvicina l'autunno siamo belli pronti e queste caditoie finalmente sono pulite e non si ostruiscono. Poi ovviamente anche una pulizia da parte dell'AMA o del personale preposto della pulizia delle strade e dei marciapiedi sarebbe sempre cosa gratuita e auspicabile. Tutto questo diciamo limiterebbe il problema delle foglie. Perché capiamo bene che comunque sia ci sono città e soprattutto anche per mitigare i cambiamenti climatici, per adeguarsi agli obiettivi anche molto ambiziosi che l'Unione Europea ci richiede, ad esempio con l'attuale legge clima che rafforza l'obiettivo dal 40% di riduzione dei gas ad effetto serra al 2030 al 55%, è ovvio che dovremmo un attimo adeguarci e prevedere una maggiore infrastruttura verde, ovviamente un'infrastruttura verde che deve guardare però alla struttura attuale della città. Quindi io capisco benissimo, ad esempio parlando del pino, del problema delle radici, eccetera, io capisco benissimo che il pino è un albero simbolo, è rappresentativo e comunque sia che rappresenta anche la nostra cultura e la nostra identità. Però se io devo fare un intervento di nuove, diciamo, prevedere delle nuove piantumazioni, non piantumerei più un pino, francamente, perché ovviamente nell'attuale pianificazione dell'urbanizzazione il pino non è purtroppo una specie vegetale in grado di adattarsi alla situazione urbana che abbiamo incontro.
Sarebbe auspicabile anche fare come ha fatto Bologna, ma anche Torino, Milano, le famosi orti in alto, tetti in alto, i giardini pensili. Quindi anche pensare a questo, a pensare degli incentivi, magari maggiori anche da parte del comune, per invogliare, come ad esempio si fa adesso con il super bonus 110, ad incentivare anche, diciamo, i condomini o anche chi ha solamente una villetta familiare e quant'altro, a incentivare la cosa di un giardino pensile, di un tetto o di un tetto, di un orto in alto, anche per favorire la biodiversità e il fattore api, ad esempio, e anche poi perché le infrastrutture verdi migliorano le condizioni microclimatiche urbane, la qualità dell'aria, la resilienza della città e soprattutto la salute psicofisica dei cittadini, specialmente in questo periodo di Covid, ci siamo accorti quanto gli spazi verdi hanno, diciamo, rasserenato i nostri momenti bui del dopo lockdown e anche, diciamo, in questo periodo di emergenza sanitaria. Inoltre garantiscono appunto il mantenimento della biodiversità locale, la vegetazione in città e specialmente di siepi, grazie alla loro naturale capacità fonoassorbente, riducono anche il livello della percezione dei rumori. Quindi diciamo è un fattore ancora in più importante, un servizio ecosistemico che le nostre piante ci forniscono. Gli alberi mitigano il clima urbano, in quanto riducono l'isola di calore attraverso l'assorbimento di calore da parte delle foglie, attraverso l'ombreggiamento e attraverso l'evapotraspirazione. La vegetazione infatti è in grado di svolgere un ruolo termoregolatore. Se noi vediamo una zona con un giardino e con gli alberi e poco più distante una zona urbana asfaltata, senza zone d'acqua, con cemento e solamente palazzi, si sente subito una riduzione anche di 2-3 gradi della temperatura percepita rispetto alla zona urbana a quella presente invece in un parco. La vegetazione inoltre è in grado di ridurre l'erosione idrica superficiale, il rischio idrogeologico, in più alcune piante sono anche in grado di ridurre, diciamo, la contaminazione all'interno dei suoli. Sono ovviamente le piante, diciamo, particolari che vengono chiamate in grado di trattenere o accumulare al loro interno o nelle radici o nella parte aerea le sostanze inquinanti. Tuttavia, però, va detto che oltre a questi bellissimi servizi ecosistemici che le nostre piante ci offrono, le piante possono determinare dei disservizi ecosistemici in quanto emettono i bivoc. I bivoc non sono altro che delle sostanze che rappresentano l'alfabeto con cui le piante comunicano tra di loro e con l'ambiente, in particolare con le specie animali, quindi ad esempio o con gli impollinatori come specie animale, oppure per proteggersi dai patogeni, grazie alle a loro proprietà repellenti, deterrenti, antimicrobiche e antifungine. È ovvio che queste sostanze che emettono questi composti organici volatili di origine ovvero biogenica, quindi bio, possono incrementare la formazione di smog fotochimico, possono incrementare la presenza di ozono e quindi vanno a meno al fatto che le piante in realtà purificano l'aria circostante, considerando poi in un ambiente urbano la capacità di alcune piante di generare lo smog fotochimico, PM10 e ozono è molto molto importante, quindi una scelta importante delle specie deve far sì che massimizza i servizi ecosistemici detti prima forniti dal nostro patrimonio vegetale e ovviamente diminuisce o riduce o azzera assolutamente i disservizi causati dalle piante, quindi l'emissione di bivoc. Tornando al regolamento, tu hai detto che hai partecipato a delle, diciamo, a dei momenti, diciamo, presumo per elaborare in fase, diciamo, di progetto di questo atto che dovrebbe essere varato prima o poi. Sono state quindi coinvolte anche delle associazioni, insomma, la cittadinanza organizzata in qualche modo? Sì, sono state coinvolte tutte le associazioni, ma anche le piccole associazioni di quartiere. Per dirti, l'associazione Villa Panfili, per esempio, era presente ai tavoli di lavoro, come era presente la VASP, come era presente comunque altre, diciamo, altre associazioni di media e grande, comunque sia a livello, come era presente ad esempio la CIGEA, che rappresentava in quel momento, o l'Organizzazione Italiana per la Protezione degli Animali, OIPA. Comunque erano coinvolte tutte le associazioni, ma anche i piccoli comitati di quartiere.
Ad esempio, all'interno c'era anche il comitato della Valle dell'Aniene, per citare un comitato di quartiere che mi viene in mente. Quindi sì, la cittadinanza era stata pienamente coinvolta, anche perché l'ex assessore Pinuccia Montanari aveva istituito il forum dell'ambiente e aveva, diciamo, coinvolto con una riunione appunto organizzativa e anche di discussione della struttura del forum in vari sottotavoli, tutte le associazioni riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, ma anche tutte le associazioni che avevano fatto richiesta di partecipazione, che veramente spazia dall'ERT, comunque sia l'ENPA, la LAV, cioè veramente erano tantissime le associazioni, ma anche piccole realtà, quindi non per forza le associazioni di un certo calibro o a livello insomma nazionale ben conosciute. Sì, i comitati di Quindi quartiere sono, sì, e poi soprattutto le associazioni, quelle limitrofe, diciamo, alle zone verdi, ai parchi, e quelle, per esempio, il comitato delle mura latine, insomma, dove ci sono appunto gli alberi, quelli più storici, insomma, una serie di cose. Che cos'è che quindi, che, insomma, le premesse mi sembra che erano positive, che cos'è che invece secondo te non è andato bene? è andata dall'assessore, no? Scusate, ritiro la battuta. Questa è una battuta, però io devo dire che con l'ex assessore Pinuccia Montanari, con i suoi collaboratori, ad esempio per il tavolo del benessere animale, Edgar Meyer, ma c'erano anche altri illustri, insomma, rappresentanti che facevano le veci appunto dell'assessore. E abbiamo lavorato molto bene, in maniera collegiale e anche approfondita, facendo dei vari tavoli, ma poi dei tavoli precisi, con le convocazioni ufficiali per email. E ovviamente all'epoca si poteva ancora fare in presenza, quindi si andava al Dipartimento di Tutela Ambientale o in altre sedi, o anche all'assessorato, insomma, dipendeva dalla tipologia di tavolo che si convocava. E comunque sì, è stata una partecipazione veramente collegiale, è stato un lavoro partecipato dove ogni associazione, ogni comitato, ma anche ogni semplice cittadino, ci manca poco, ma era così, dava un apporto e forniva un sostegno per il costituendo regolamento. Quel regolamento poi alla fine era praticamente terminato, fatto, revisionato ed è stato fermo per vari anni per poi essere ripreso ultimamente, con però una forte, diciamo, presenza di emendamenti a questo testo. In questi emendamenti poi in teoria sono emendamenti che sono stati inseriti dalla Giunta, mi pare di aver capito. Sì, E sempre in linea teorica, quando capita questo, poi dopo si richiedono i pareri ai municipi, però mi sembra che in questo allora, caso non accadrà. no, da quello che ho capito, allora sì, sono state fatte dalla Giunta. E soprattutto da quello che ho capito e ho sentito anche letto, perché va anche detto che mentre con l'ex assessore Montanari tutte le associazioni che avevano partecipato sono sempre state convocate, in questa fase ultima non tutte le associazioni che partecipavano al forum ambiente sono state richiamate per la stesura o per visionare gli emendamenti proposti dalla Giunta. Che io sappia, quindi, siccome non ho potuto ripartecipare, lo avrei fatto molto volentieri, e da quello che leggo nei giornali come informazione, ma anche avendo sentito un po' i pareri dell'Associazione Villa Pamphili, della VAS come associazione, eccetera, da quello che ho capito non passerà per i municipi, quindi i municipi non potranno fornire delle osservazioni agli emendamenti elaborati. Ecco, e nel frattempo si assiste in qualche modo a un taglio di alberi abbastanza massiccio nella città. Taglio di alberi, quindi alberi già tagliati e alberi che stanno per essere tagliati, come per esempio quello che accade in Via De Amicis, nella zona di Monte Mario, che è praticamente chiusa, pare appunto perché debbano tagliare parecchi alberi, più di 100, però insomma per il momento l'hanno chiusa con varie ripercussioni anche sul traffico, però insomma tutti, cioè, anche io sono potuto constatare nella mia zona dove abito, zona Ardeatina, insomma tanti tanti alberi tagliati, cosa che in passato non c'era. Sì, si sta vedendo anche molto, specialmente a Bezzi Pini, sia in città ma anche ad Ostia Antica, ad Ostia. I pini sono presi abbastanza di mira. Capisco che c'è il problema della cocciniglia tartaruga, del pino, anche se anche questo poi
Spero che avremo occasione di parlarne successivamente. Si conosce dal 2015. Purtroppo il Servizio Fitosanitario Nazionale non ha fatto né delle linee guida né delle regole e quindi si stanno attuando solamente delle sperimentazioni. Sono tre tipi di sperimentazione per cercare di contrastare, diciamo, la cocciniglia, la tartaruga del pino. Comunque sia, non può essere questa, diciamo, la motivazione principale, anche perché la cocciniglia tartaruga, se presa in tempo, sempre con il famoso discorso di un monitoraggio costante delle alberature, se presa in tempo, prima che la pianta diventa veramente stabile, ce ne vuole, diciamo, di tempo perché si deve seccare, diciamo, tutta la pianta. Insomma, non è una cosa che avviene dall'oggi e dal domani. E eventualmente, con un monitoraggio e un'attenzione, si possono anche già iniziare le cure sperimentali che si stanno attuando in modo da prevenire comunque sia il peggio, insomma, per evitare appunto la morte della pianta e ovviamente prima l'instabilità della stessa. Ma non è che come un albero è colpito dalla cocciniglia tartaruga che viene direttamente instabile e quindi pericoloso per le persone e le cose, perché è un problema molto fondamentale degli alberi che vengono visti sempre come una minaccia, perché ovviamente quando cadono fanno molto male alle persone, ma fanno anche tantissimo male alle cose, però tutto questo si potrebbe evitare con un censimento delle alberature presenti, con una manutenzione e soprattutto con una cura anche gestendo i sottoservizi in maniera efficace e diciamo in grado di prevenire, diciamo, la caduta dell'albero, ecco, insomma. Si Sì, potrebbe diciamo, fare sulla molto. prevenzione abbiamo parecchi problemi in vari settori Sì, amministrativi. Io penso che si possa dire che tranquillamente che è un problema nazionale, ma insomma a Roma la cosa è abbastanza pesante. Si previene già di per sé l'incendio degli autobus, insomma, dire, non si capisce come mai che accada così di frequente, per fortuna senza feriti, ma insomma. E anche per quanto riguarda ovviamente la gestione del verde, è così. E un auspicio e una considerazione: siamo ormai quasi in chiusura. Non abbiamo detto, insomma, possiamo dirlo, ma insomma lo sanno quasi tutti. Ma lo diciamo anche per chi ci ascolta dalla Groenlandia e ci vede dalla Groenlandia, ovviamente, che siamo in una quasi fase pre-elettorale per quanto riguarda l'amministrazione capitolina. Speriamo che non ne debba scontare appunto niente di male le nostre alberature, insomma, ecco, che non perché insomma quando cominciano i periodi preelettorali in Italia e a Roma accadono cose un po' strane. Ecco, speriamo che insomma questo non sia il caso e soprattutto che non ci vadano di mezzo i nostri alberi. Sì, quindi diciamo una cosa di auspicio. Sì, sicuramente io mi auguro innanzitutto che questo regolamento del verde finalmente venga approvato e quindi che finalmente la città, Roma, la capitale, finalmente si adegui ad altre città e agli altri paesi in modo da avere un regolamento del verde in grado di appunto gestire, tutelare e fornire dei criteri tecnici e delle linee guida fondamentali, chiare e precise e trasparenti. Un'altra cosa è che mi auguro che finalmente si incominci a ragionare con una visione, perché purtroppo, come abbiamo detto prima, non solamente per l'alberatore, ma un po' per tutte le tematiche ambientali, che può essere dal rischio idrogeologico, appunto al verde o ad altre tematiche, si lavora sempre in emergenza, si rincorre l'emergenza, ma non si fa mai prevenzione. Quindi mi auguro che si abbia soprattutto una visione e una progettazione, una progettualità a breve, a medio e a lungo termine, dove nel breve termine ovviamente si gestisce l'emergenza, perché questo è ovvio che va fatto, ma nel medio e nel lungo termine si cerca di attuare un progetto, una visione in grado di evitare e prevenire una futura emergenza. E soprattutto di scegliere le infrastrutture adeguate sia alla struttura attuale della città, ma anche in maniera logica per incrementare e massimizzare i servizi ecosistemici forniti dalle piante e ridurre i disservizi provocati.
Perfetto, Ilaria. Io in chiusura vorrei soltanto dire che nel, diciamo, preparare questa nostra intervista mi sono imbattuto in qualcosa su internet che potrei dare come informazioni interessanti per chi ci segue. Poi ne metteremo un link anche nelle indicazioni del video, che è un software sostanzialmente che si chiama Tripedia, elaborato da un italiano che si chiama Carlo Ratti. Quindi potete incrociare questi due nomi, Tripedia e Carlo Ratti, che praticamente monitora un po' la situazione delle alberature, il verde visibile tramite appunto il satellite sulle grandi città, e fa un stile, una graduatoria delle città più verdi con maggiore, diciamo, disponibilità per gli abitanti ovviamente del verde. Roma non è nelle prime 10, nelle prime 20, la prima italiana è Torino, ed è facilmente, insomma, si può trovare su internet. Ilaria, io ti ringrazio, ci daremo appuntamento per altri approfondimenti. Se vuoi dire qualche altra cosa in chiusura. Sì, guarda, molto velocemente, sì, appunto su questo, sul satellite, la possibilità di digitalizzare e svecchiare un po', diciamo, l'amministrazione, ma anche le procedure, in modo da semplificare e rendere meno burocratiche. Noi abbiamo sia Copernicus, ma tutte le informazioni che ci vengono dai satelliti, che dovremmo utilizzare per facilitare, soprattutto sulle tematiche ambientali, per monitorare, controllare e soprattutto ci permette di visionare in tempo reale quello che sta accadendo. Quindi, secondo me, ci dovremmo avvalere molto della tecnologia. Siamo nel 2021, abbiamo grandi, diciamo, scienziati e soprattutto abbiamo grandi sistemi informativi e i satelliti che girano su tutto il nostro pianeta. Perché non riusciamo a utilizzare queste informazioni, metterle a sistema per risolvere le problematiche ambientali? Questo veramente non riesco a capirlo, quindi mi auguro veramente che le informazioni ambientali, cioè le informazioni informatiche, vengano utilizzate a supporto dell'ambiente in modo da facilitare i lavori anche della futura o dell'attuale amministrazione, insomma, di chi vince le prossime elezioni. Staremo a vedere. Perfetto, con questo auspicio ringraziamo Ilaria Falconi, tecnologo di ricerca terzo livello CREA. Le diamo appuntamento su LibriTV per prossimi approfondimenti su altre tematiche, e parleremo ovviamente anche del litorale romano, di Ostia. Grazie ancora, seguiteci, facciamo girare questo video, facciamo informazioni. Grazie. Grazie.